e si è nuovo live da non è più uno studio ma eh, insomma ogni localhost a tal proposito mh, a proposito di localhost appunto che è un po' ovunque eh, vi ricordo che su Saido. Potete mandarci un po' di domande, oltre che su YouTube. Trovate tutti i riferimenti, tra l'altro, eh, qui sotto, nei, nei commenti. Già eh, lo dicevamo a inizio mattinata. Eh, di nuovo, buongiorno a tutti, per chi si fosse collegato eh, a eh, Tra l'altro, appunto, rispetto a eh, Slido, c'è proprio un sondaggio che dice dove ci stai guardando? Eh, vedo Napoli, Campi Bisenzio, Milano, Ses... Sasso Marconi, perdon... Ma noi in questo momento abbiamo bisogno di andare a Padova, eh, credo, quindi in Vene, dove eh, c'è Andrea panison mh, eh, Spero di averlo pronunciato bene. Che, eh, tra un secondo ecco appare qui con me. Ecco me. Ciao, Ciao Andrea, a tutti, buongiorno. Sì, hai pronunciato correttamente, sì. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, sei sì, perfetto. Certo, okay. sì, sì, fortissimo. Allora, Andrea, uh, Spark Fabri, lui è un cloud engineer e. Era eh, già passato un po' di tempo in una conferenza DevOps, senza dire Kubernetes, però posso dirlo a questo punto: Kubernetes Expert, sì. ti darei la parola e ti lascio presentare, e... ok perfetto, grazie. Buon lavoro. Eh, grazie. Uh, allora, eh, il talk di oggi partirà su un di GitOps. GitOps e eh, il claim è Git come unica fonte di verità per infrastruttura dichiarativa e per le applicazioni. Um, mi presento, io sono Andrea Panisson. Um, oh, scusate, qua è successo qualcosa. Con lo screen share. Ok, suppongo perfetto. Uh, sono Andrea Presson, lavoro in Spark Fabric, un'azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di applicazioni cloud native basate su Kubernetes, sistemi e infrastrutture cloud, e che mh, utilizziamo le più recenti tecniche DevOps. E, la sessione di oggi su cosa verterà? ancora una breve introduzione con alcuni concetti fondamentali per capire poi quello che è GitOps. E, e poi una breve, ehm, breve pratica eh, di GitOps in pratica con GitHub Action e Argo CD. Tra l'altro, nel primo talk abbiamo anche già visto le GitHub Actions, quindi siamo anche perfettamente in tema. E, partiamo dalle basi, CT6CD, uh, DevOps, Kubernetes, modello dichiarativo. Allora, la Continuous integration è una pratica di sviluppo software eh, per cui. Tutti gli sviluppatori uniscono le loro modifiche eh, al codice in una repository centralizzata, ed ogni modifica al codice, ogni commit, eh, attiva una fase di um, build e test automatizzata per i repository specificati, e fornisce poi dei feedback agli sviluppatori ehm, che hanno apportato la modifica. La continu il continuous deployment, invece, è... È un approccio di ingegneria del software in cui le funzionalità dello stesso, del software, vengono fornite frequentemente tramite distribuzioni automatizzate. Eh, si distingue dal concetto di continuous delivery perché ehm, la continuous delivery non prevede poi la parte di rilascio automatico della, del software in produzione mentre lo prevedeva la, il continuous deployment. Um, il concetto di Kubernetes, Kubernetes invece beh, sappiamo credo tutti cos'è Kubernetes, però eh, è di fatto lo standard per quello che riguarda eh, l'orchestrazione dei container. Um, la possiamo considerare come la piattaforma open source di riferimento, eh, appunto per l'orchestrazione e automazione dei processi. Tutti i processi manuali coinvolti nella distribuzione di applicazioni eh, containerizzate. E, ehm, e Kubernetes semplifica la configurazione, sia la di configurazione dichiarativa che l'automazione. Poi vedremo che cosa intendiamo con configurazione dichiarativa. C'è un concetto di Kubernetes che vorrei prendere, non mi, non, mi, non mi soffermo su dettagli di Kubernetes perché i tempi non lo permettono, il concetto di operator. L'operator è un controller specifico per una data applicazione, dove con applicazione intendiamo una eh, custom resource definition di Kubernetes, una CRD. Ehm, I controller sono dei loop di controllo che verificano continuamente lo stato del cluster, quindi lo stato, se lo stato del cluster è quello richiesto, quello desiderato rispetto a quanto descritto ehm, file, nelle, nelle, nelle configurazioni, eh, il controller non fa nulla se non lo è. Il controller eh, si attiva in modo che ehm, riportare lo stato al stato desiderato. La inter cosa interessante degli operatori è che ehm, interagendo con l'applicazione la specifica per cui sono pensati, sono in grado di gestire delle business logic piuttosto complesse e quindi sono possibili degli automatismi che per un normale controller non sarebbero possibili, diciamo. In effetti, poi vedremo che un operatore Kubernetes, un operator, Kubernetes Operator, è tra l'altro un attore principale in una pipeline, nella pipeline pool-based della CI, CD e della modalità GitOps. Um, una breve intro, anche se credo che probabilmente tenendo conto dell'audience, non sarà necessario, sul concetto di DevOps. DevOps nasce nel 2009. Con il termine, quantomeno è stato coniato in occasione della DevOps Days, ehm, Patrick stava cercando oh, una soluzione ai problemi del modello operativo tradizionale in cui l'organizzazione era suddivisa in specifici compiti funzionali, tra loro comunque ehm, eh, confinati ognuno nel suo ruolo. Quindi a team diversi per lo sviluppo, la qualità, le operation. Ehm, e mancava comunque tra i team collaborazione. Cioè interazione, intercomunicazione, cioè, potevano essere delle problematiche nei momenti dei rilasci. E quindi nell'ottica di eh, migliorare questi processi, l'idea era di orientarsi verso un modello in cui interazione, collaborazione e condizioni fossero normali. E qui abbiamo appunto una slide che riassume quello che è il traditional model, in cui abbiamo detto team diversi per sviluppo, qualità operazioni, limiti confini rigorosi tra le varie squadre. Eh, mancava comunque la, la collaborazione e la comunicazione inter, inter team non era naturale. Il modello Vedo invece ha portato a dei team, alla formazione di team interdisciplinari, eh, a migliorare la collaborazione, la comunicazione tra sviluppo e operazioni, a rilasci più frequenti, quindi miglior qualità del prodotto, a riduzione anche del time to market per le nuove funzionalità. In effetti il DevOps non riguarda soltanto gli strumenti, ma in primis si guarda le persone, poi i processi, e quindi per ultimi gli strumenti. Il, uno dei paradigmi più importanti e probabilmente emersi dal movimento DevOps è il modello dichiarativo. Eh, sia per i sistemi che per le configurazioni. Che cos'è un modello dichiarativo? Un modello dichiarativo. È un modello in cui tu descrivi esattamente ciò che vuoi ottenere, cioè il tuo codice, descrive quello che tu vuoi ottenere e non ti preoccupi invece di come arrivare al risultato, come ci sia arrivato quel risultato. Un modello imperativo invece, d'altra parte, descrive una sequenza di azioni per manipolare lo stato del sistema a fine di poi ottenere quello che è il tuo stato desiderato. Cioè, se dovessimo entrare nel contesto Kubernetes, una, un modello. Abbiamo un esempio, nel modello dichiarativo kubectl apply, tu manifest, è un comando dichiarativo. Nel modello imperativo tu eh, invece per ottenere il tuo desiderato applichi una serie di comandi, create, scale, annotate, per portare a quello che era stato desiderato. Chiaramente ehm, vedremo che GitOps sposa il modello dichiarativo. Le, le API di Kubernetes sono um, dichiarative ed ecco perché GitOps con una configurazione dichiarativa risulta perfetto per Kubernetes. E questo poi lo vedremo tra breve. Quindi il concetto di GitOps. Oh, questo è un bel claim eh, quello che possiamo dire che quello che DevOps è stato per il cloud dove con cloud intendiamo quello che era il cloud computing, quello che poi si è voluto un cloud computer GitOps probabilmente potrebbe essere per il cloud native dove con cloud native intendiamo tutte quelle tecnologie che permettono alle organizzazioni di ehm, eseguire applicazioni scalabili in ambienti comunque ambienti moderni come cloud, pub cloud, pubblici, privati, ibridi. Cioè, Di fatto, quando parliamo di cloud native, parliamo di container, parliamo di eh, microservizi, di infrastrutture immutabili, app di dichiarative, software as a service. Questo è quello che poi parliamo quando parliamo di cloud native. Ehm, il primo, diciamo, la prima volta che è comparso il termine GitOps um, e nel 2017, quando sono con una serie di blog post da parte di un autore Alexis, eh, che è il co co-founder e CEO di WaveWorks. WaveWorks è un'azienda che offre servizi cloud per sviluppatori e team DevOps. Il loro prodotto di punta è Wave Clouds, che è una piattaforma di automazione e gestione di processi basati su Kubernetes e che appunto segue questo nuovo flusso di lavoro. Che, eh, loro hanno descritto in questi articoli, probabilmente non si aspettavano che, o forse speravano che tutto che loro avessero di avere un seguito di questo tipo. Comunque, di fatto il trend di GitOps del termine di GitOps è stato decisamente in crescita negli ultimi, negli ultimi tre anni a questa parte, o due anni, se vogliamo. Considerare che comunque il 2017, eh, sono apparsi i primi. Che cos'è? GitOps? Allora, GitOps, ehm... In primis è un paradigma, cioè non, è, non si riferisce a una tecnologia o a uno strumento. È un modo per implementare la continuous deployment o delivery per le applicazioni cloud native. Possiamo anche aggiungere che ehm, Digitop si focalizza, eh, focalizza su un'esperienza cioè, incentrata sugli sviluppatori, in primis e non su, uh, su chi faceva operation. Um, su, per, quel, per, per quel che riguarda la parte di gestione delle infrastrutture, ovvero mette a disposizione, cioè gestiamo, cambiamo la modalità in cui gestiamo le infrastrutture utilizzando strumenti su cui gli sviluppatori hanno già familiarità, cioè quelli Git e poi tutti gli strumenti di continuous deployment. Se invece dovessimo, poi dovessimo contestualizzare il termine di GitOps nel contesto Kubernetes, dove spesso, diciamo, è, che, che chiaramente è il caso d'uso più comune, possiamo considerare che il GitOps è un modo per gestire la delivery di applicazioni, eh, la delivery e le operation di applicazioni che sono deployate su Kubernetes. Detto, GitOps è un paradigma e come tutti i paradigmi è basato su dei principi potremmo riassumere con quattro principi il primo principio è che il sistema tutto il sistema deve essere descritto in modo dichiarativo descrivi tutto quello che puoi più possibile in maniera dichiarativa persino il monitoring sistemi di monitoraggio Uh, nel caso di Kubernetes puoi mettere tutto in, scrivi tutto con dei manifest, YAML. Il secondo principio, invece, afferma che lo stato desiderato del nostro sistema deve essere versionato all'interno di un repository, Git. Uh, che implicazioni ha questo? E qui veniamo alla claim di, eh, della, di apertura, della claim del claim al titolo del mio talk. E questo significa che Git diventa la singola fonte di verità dell'intero sistema. E Git è anche il singolo posto dove noi eh, operiamo, inteso come dove noi creiamo, cambiamo e distruggiamo tutti gli ambienti. E qui si riprende a quello che dicevo prima del, uh, del punto di vista uh, user-friendly per lo sviluppatore. Lo sviluppatore conosce Git, lo conosce bene. Il terzo principio afferma che tutti i cambiamenti che sono stati approvati e quindi di conseguenza committati possono essere applicati manualmente, con una continuous delivery, oppure automaticamente con una continuous deployment. anche l'automatismo è uno dei concetti chiave poi eh, di GitOps. automatizzare il più possibile. Tutto quello che puoi automatizzare, automatizzalo. È per questo che tutto, diciamo che tutto quello che può essere descritto può essere successivamente automatizzato. Questo è una, un concetto fondamentale. Il quarto principio è il principio dell'osservabilità. Cioè, ed afferma che il nostro sistema deve essere osservabile e eh, degli agenti software devono poterne verificare lo stato attuale, o stato della produzione, rispetto allo stato desiderato, che è lo stato descritto nel codice. Se qualcosa non torna, se ci sono delle dif... Questi agenti possono scatenare delle azioni. Può essere generare degli alert, o può essere anche fare continuous deployment. Infatti, per quanto riguarda quest'ultimo punto, questi anzi, gli ultimi due punti: la delivery automation e il monitoraggio. dei ehm, Kubernetes operator sono effettivamente. Ehm, Perfetti a questo scopo. Adesso ho citato tre dei più noti, FlexCD, ArgoCD, FlexCD, un prodotto di WeWorks, che sono, eh, è l'azienda che ha coniato GitOps, ArgoCD e Jenkins. Ok, mm, vediamo adesso un Andiamo a vedere più nel dettaglio qual è la novità che GitOps introduce sulle proprie pipeline. Non dovete buttare via la vostra continua integration attuale se volete fare GitOps di fatto. Potete integrarla. Questo diciamo è un flusso di lavoro GitOps basato sul modello push based per la continuous delivery. Allora, vediamo nel dettaglio. Allora, Partiamo da un repository Git. Uh, su questo repository vi sono dei triggers che scatenano poi la, build di, la pipeline di build. Tendenzialmente le nostre pipera di build, oltre a far girare i test, cioè oltre a, vabbè, capire tutte le operazioni di continuo integration, tra cui i test e le pipeline di build. Le pipeline di build generalmente pushano il contenuto della nostra applicazione su un registry, ma se notate che abbiamo introdotto un secondo, uh, un secondo elemento, la pipeline di build dovrebbe pushare anche la configurazione del nostro repository su della configurazione del nostro sistema su un secondo repository. Quindi due, eh, e qui è probabilmente la novità che forse non tutti adesso stanno integrando nel loro pipeline. Quindi, per fare un esempio, questa potrebbe essere una classica pipeline di eh, se, fate, se state usando Terraform per eh, gestire le vostre infrastrutture, di fatto ammetto che mh, probabilmente non state pushando nulla sull'image resistente, ma di fatto state facendo GitOps. Uh, ad esempio la, perché? perché state comunque versionando il vostro tutto il codice dell'infrastruttura e che poi deployerete con uh, un Terraform Apply tutta questa procedura può essere gestita dai classici sistemi de, de, de più, de, quelli che erano diciamo i classici sistemi di Continuous Integration che poi fa, fanno anche Continuous Delivery possono fare anche Continuous Delivery Prendiamo Jenkins, CircleCI, TravisCI, GitLab e anche GitHub Actions che abbiamo anche già visto oggi. Vediamo adesso al, invece a un altro modello, il modello PureBased. Based. Il modello PureBased Based eh, introduce una novità interessante. Allora, eh, sì, eh, non si è discosta da quello che abbiamo già visto, cioè al modello push. Eh, c'è sempre il repository della nostra applicazione che triggera la build la build eh, genera, mh, degli genera push su un container registry aggiorna un repository eh, abbiamo sempre due repository tendenzialmente um, um, in questo caso potrebbe essere ad esempio un repository del, che descrive la nostra infrastruttura con degli file YAML questo però è dove si ferma la continua integration. Successivamente, però, la parte di delivery viene fatta da un operator installato all'interno dell'ambiente target, del cluster, ad esempio, di produzione. L'operator si occupa, perché è in a pool? Perché l'operator resta in ascolto su quelli che sono, sul repository della, che contiene le configurazioni del nostro ambiente. E ehm, se vi sono discordanze, effettua delle operazioni che possono essere automatiche oppure manuali, quindi può essere un deployment oppure può essere semplicemente una delivery, la possibilità di fare delivery manuale. E qui è dove intervengono appunto eh, gli operatori che abbiamo visto prima, quindi Flux, uh, Argo e Jenkins X. Thanks. Quindi, quali sono, diciamo... Allora, il push-based deployments um, forse il vero problema che ha questo tipo di approccio è che è un potrebbe portare dei potenziali non rischi ma comunque ehm, diciamo sfide di sicurezza perché è necessario fornire le credenziali del cluster all'ambiente all'ambiente eh, dell diciamo uh, di continuous integration quindi per le produzioni non è forse eh, una soluzione ottimale. Eh, per quanto esistono, comunque non è semplice da gestire. Eh, il vantaggio, ad esempio, però è che non è necessario, è possibile integrarlo in una pipeline, in una di quelle che sono le classiche private tradizionali, dove la CI fa anche la CD, quindi in modo da push. Um, è probabilmente l'unica modalità possibile attualmente per quanto riguarda il provision dell'infrastruttura, quindi tramite Terraform. Um, C'è da dire che comunque la pipeline deploy non può notare automaticamente alcuna deviazione rispetto allo stato desiderato, quindi dovremmo comunque aggiungere dei tool di monitoraggio nel nostro ambiente di produzione che ci, um, ci perdicano se, se siamo in uno stato di discordanza o di concordanza. Quanto riguarda invece il modello più based, che forse è il nuovo modello, è, quello, è la novità. Uh, di GitOps abbiamo appunto un nuovo attore, l'operator, che generalmente vive sullo stesso cluster dell'applicazione da del deployare. Argo, tra l'altro, comunque può gestire più cluster, quindi può essere installato da una parte <coughs> e gestire mh, il deployment o la delivery su cluster diversi. Però qui poi entriamo anche in questioni di sicurezza, che forse, per cui la best practice è probabilmente averlo installato sullo stesso cluster in cui stiamo andando a deployare, eh, a fare delivery. Quindi la CI chiaramente non ha più bisogno delle cadenze del cluster perché è l'operator che va a controllare se ci sono modifiche all'interno dello sorgente rispetto allo stato eh, descritto, è stato presente nell'infrastruttura. e quello descritto nella fonte di verità, cioè nel repository Git. La, quindi tutta la parte di continuous delivery è a carico dell'operator. Diciamo che dobbiamo, come aggiunta, dobbiamo assicurarci... Che stia funzionando. Quindi inserire dei sistemi di monitoraggio sull'operator, perché se non abbiamo l'operatore non abbiamo continuato a delivery, Ok, adesso um, una breve una breve demo anche con uh, di una pipeline in cd con GitHub Actions e Argo CD. Um, <coughs> GitHub Actions, ovviamente, è. Um, permette di, um, di generare dei workflow basati su degli eventi di GitHub, quindi push, uh, creazione di issue o nuove release. È stato un progetto che è, un progetto che è nato nel che dal, dal 2019 e permette di fare CICD. CD, è, è, è totalmente gratuito per i repository pubblici, oppure nella versione base, nella versione free, gratuita, offre 2.000 minuti al mese per di, eh, operazioni di CICD, per, diciamo, di actions, per quanto riguarda i privati, i ripositi privati. È un gran posto dove eh, testare e anche implementare CICD, sia per motivi, diciamo, di studio, di test, ma anche, chiaramente, per progetti open source. Creare un action, beh l'abbiamo visto nel primo talk è piuttosto semplice, si tratta di aggiungere eh, dei, dei YAML all'interno della, della cartella GitHub Workflow del proprio repository. E si può partire con dei template vuoti oppure scegliere una libreria di template esistenti, ad esempio per buildare sono template che ti permettono di già ripostare per buildare delle immagini Docker e pusharle sul registry. Um, I runner supportano Linux, Mac, uh, Windows, ARM e anche i container. L'altro attore è um, Argo CD. Argo CD è uh, <coughs> un sistema dichiarativo per, uh, uh, per fare continuous delivery nella modalità GitOps per Kubernetes. È un progetto open source che è stato donato dalla comunità da Intuit, che è una grossa azienda americana che si occupa di business e eh, software di finanza. E sono ad esempio, se avete mai sentito, mint.com è eh, un loro prodotto. E eh, dall'aprile 2019 eh, è un, un progetto che è, è nell'incubatore dei progetti della CNCF, CNCF la Cloud Native Company Foundation. Che è un progetto della Linux Foundation, che è stato fondato nel 2015, per aiutare ehm, a far avanzare la tutta la tecnologia dei container. È stato, è stato rilasciato dalla CNCF, è stato rilasciata la versione 1.0 di Kubernetes. E quindi, dicendo, è stato fondato per aiutare a far avanzare la tecnologia dei container e allineare il tutto il settore tecnologico attorno alla sua evoluzione. Argo oh, nel novembre 2019 è, eh, si è unito, al, cioè i team di Argo e um, di WeWorks, produttori di FluxCD, hanno, eh, hanno deciso di unire le forze. Eh, Argo è un prodotto dell'altro della CNCF, Flux è un prodotto della CNCF, e eh, ehm, hanno annunciato un nuovo prodotto che si, chiama, che si chiamerà Argo Flux. Un prodotto open source eh, basato sui concetti di GitOps, per quanto un prodotto della delivery basato sui concetti di, di GitOps. L'idea è portare tutte le migliori idee di tutti i due progetti: Flux ed um, Argo, all'interno di un unico progetto, un unico software. Oh. Il primo, primo risultato, diciamo, della, di questo nuovo team è stato quello che è, è stato GitOps Engine. È un progetto open source, è una libreria che eh, implementa eh, i concetti eh, chiave di, per implementare, cioè, per, per implementare le, i, i core concept di GitOps, le funzionalità di GitOps. Mm. GitHub Actions, eh, ecco, questo è un modello di um, CICD, basata su GitHub Action Argo CD. Um, un modello più based per la continuous delivery. Quindi abbiamo la GitHub Action, si occupa della parte del, uh, della build del, delle immagini dei nostri container e la parte di update del repository con la configurazione del nostro environment. E Argo invece è l'operator che è installato sul cluster di destinazione che uh, resta in ascolto delle modifiche. Eh, di quello che è presente nel, nell'environment, nel repository, nell environment repository e che poi, se, se, se c'è discordanza, effettua il deployment o, o può effettuare la delivery in maniera manuale. Adesso allora, c'è un, un breve video che um, mostra. Um, allora un attimino, andiamo in play, spero si veda bene. Ok, questo è un progetto, un piccolo progetto che è demo molto semplice, è una pagina HTML statica che viene ehm, pubblicata in automatico con uh, un um, continuous deployment su un cluster Kubernetes, uh, per occasione ho installato un cluster localmente. E, um, Viene, ehm, sono presi due repository, il repository con la nostra applicazione, e poi il repo con eh, la configurazione dell'ambiente eh, di produzione dell'ambiente di eh, la configurazione dell'environment, che viene eh, pushata. Questa configurazione viene aggiornata dalla procedura di build del scatenata da un commit o da una, sul, sul nostro repository. Vediamo l'esempio. Quindi dicevo, un'applicazione molto semplice. Adesso l'applicazione non è eh, deployata localmente, non è deployata sul cluster. Questo è la, il file di configurazione delle nostre actions. Abbiamo tre step, un build, Uh, generazione dei manifest e poi il pull su un repository un secondo repository e il push scusate sul secondo repository con la descri con che descrive l'infrastruttura della nostra applicazione eh, non so se eh, la qualità della, dello streaming sia sufficiente per vedere il codice ma diciamo che mi interessava mm, far vedere più o meno il funzionamento poi il codice in sé non è mm, non abbiamo forse neanche il tempo per descriverlo. Comunque, oh, scusate, eh. Beh. allora. Mm... Questa, dicevamo, l'applicazione la, localmente non era, non era ancora deployata. Questa è la configurazione del nostro, della nostra applicazione all'interno di eh, Argo CD. L'applicazione ehm, è chiamata... questa l'avevo già precedentemente configurata. L'applicazione ehm, è in ascolto, cioè, controlla un repository, che è il repository con le conferenza del nostro environment. Il, um, <coughs> qui abbiamo... Um, Diciamo, controlla tutti i commit effettuati sul branch develop di, di sviluppo. Adesso la nostra applicazione è in stato di out of sync, quindi non è eh, sincronizzata. Um, continuiamo. Se noi attiviamo l'autosync, ad esempio, probabilmente di sviluppo potrebbe avere senso avere un continuum deployment. Vedremo che immediatamente Argo iniziare a fare il provisioning dei contenere la nostra applicazione. Ok, ha finito, adesso noi se andiamo a verificare l'applicazione vedremo la nostra applicazione girare, È il nostro sito web girare. Ora mh, facciamo una, proviamo a fare una piccola modifica e eh, verifichiamo appunto il eh, continuous deployment. Andiamo a editare il file HTML index, andiamo a fare una... Andiamo ad esempio a editare e cambiare un titolo. È puramente a scopo illustrativo, quindi non sono cose particolarmente complesse, anzi. L'interessante però effettivamente è l'automatismo, è il fatto che con questo tipo di procedura stiamo facendo GitOps di fatto. Okay, abbiamo fatto un commit quindi adesso abbiamo triggerato le actions verrà buildato verranno fatte le varie prima verrà fatta la build dei nostri container <coughs> adesso abbiamo detto che eh, argo è eh, in modalità autosync ehm, quindi tutto quello che eh, lui continuerà a monitorare il nostro repo, ogni modifica del nostro repo comporterà un uh, deploy della nostra applicazione sull'ambiente target. Sta creando i manifest. Questo perché noi siamo partiti da, da un chart di Helm. Quindi adesso stiamo generando i manifest con L e poi pusheremo i manifest della nostra applicazione nell'ultimo step sul repository che descrive la nostra infrastruttura. Ok. Uh, adesso per rapidità, questo è eh, sono in, le, il codice aggiornato, per rapidità faccio un refresh manuale, gli dico di controllare, mi vede subito che è in autosync e procede in automatico con, uh, a fare il deployment della nuova versione del nostro applicativo. Ok, abbiamo visto il testo, il titolo aggiornato. Ecco, questo era quanto per la demo. Chiaramente abbiamo visto un esempio piuttosto semplice, però effettivamente questo è, è come si fa GitOps, come possiamo prendere e fare GitOps eh, usando degli strumenti, cioè i due strumenti che abbiamo visto. Eh, Diciamo, Non è necessario ripensare totalmente le nostre procedure di Continuous Integration Continuous de Delivery. Possiamo um, um, integrarle aggiungendo ad esempio una build e un secondo repository che versiona la nostra infrastruttura. Um, e questo è quanto, diciamo. E, um, qui trovate un po', poi le slide le condividerò, trovate un po' di... Um, link, eh, materiali utili due libri consigliati e per me questo è tutto Eccoci di nuovo Andrea, okay, grazie oh, Anch'io ho seguito il tuo talk, bello bello mi piace GitOps, è una delle buzzword che eh, sono sì, 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 più vai, frizzanti eh, quest'anno <ride> Senti, ho una domanda per te da Slido eh, che sì. ci fa, uh, se non sbaglio, Manuel. Uh, sì. La domanda è questa qui. Nel metodo PUELBAESE, come viene gestita la suddivisione tra ambienti? Immagino ambienti di esecuzione. Eh, se no, possiamo chiedere magari a Manuel se è ancora collegato di fare follow-up. Poi ne è arrivata un'altra domanda, quindi magari iniziamo da qui. Ma, eh, probabilmente… No, è eh, sugli ambienti di esecuzione, insomma. di esecuzione, forse, eh, forse lui intende ambienti dove de dobbiamo deployare la nostra applicazione. Questo? E immagino. Io, se devo fare eh, riferimento lui, al vecchio eh, modo di fare le cose, <ride> quindi eh, poi lui, eh, a te, intendo dev, test sì, o… Dev, di test, postage, o film, film, …come o si vuole chiamare, poi fino alla produzione. Beh, noi possiamo, ecco, allora, diciamo che non esiste eh, una, cioè non è scritta una best practice. Di fatto noi possiamo integrarlo su quelle che sono le pratiche di, aziendali. Um, quindi possiamo usare, o se noi adesso lavoriamo ad esempio con i branch, per noi develop è il branch develop, quindi come ad esempio la nostra continuous integration pusha nell'ambiente di, eh, deploya nell'ambiente di sviluppo usando il branch develop, possiamo continuare a mantenere questa, questa procedura perché basta configurare Argo per stare in ascolto come ho fatto vedere nel video forse è magari è sfuggito eh, per stare in ascolto su quello specifico branch del nostro repository che descrive l'infrastruttura eh, viceversa per l'evento di produzione possiamo in, configurare Argo per stare in ascolto su ehm, nell'ambiente per stare in ascolto del, del master di, di cioè dell'ambiente del, del branch master o di rilascio, di releases ad esempio a seconda di quello che appunto sono le nostre policy aziendali l altra potrebbe essere usare i tag eh, se noi usiamo, siamo soliti taggare le nostre release, possiamo usare i tag per gestire, quindi possiamo dire, o anche addirittura le cartelle, cioè Argo può stare in ascolto su specifiche ehm, cartelle, adesso... Sì, locale. mi sembra di capire che poi l'idea è sempre quella, andare a capire che cosa facciamo ah, già in azienda sì. e plasmare poi il tool per fare quello mm. che, che ci serve fare, non c'è una, una soluzione. Sì, non non, 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 poi appunto tu dicevi abbiamo a disposizione i tag, abbiamo a disposizione i branch, disposizione immagino anche che tutte foglia, queste cose cioè, possano essere rimappate sì, a delle URL magari, anche se uno ha necessità di fare live, di, cioè di mandare live un branch ad esempio. Mm. Immagino. Onestamente, questa, questa cosa no, no, non l'ho ah, no, vista fare. Eh, senti, abbiamo ancora pochissimo. Uh, non so se volevi dire ancora qualcosa rispetto a questa cosa. Uh, uh, beh, non so se ho risposto correttamente alla domanda che mi è stata fatta. Non mi arrivano indicazioni, quindi speriamo di sì, e okay. ne abbiamo un'altra perché poi dobbiamo passare la linea di nuovo a Grusp, uh, e la domanda è questa qui: è un anonimo. Come avverrà il join tra Argo CD e Flux CD? Rimarranno due prodotti separati o verranno Beh. joinati in uno singolo? L'idea è joinarlo in un prodotto Argo Flux. Al momento hanno semplicemente rilasciato uh, delle, le, una libreria comune, però non sappiamo in realtà, cioè quantomeno non ho, non ho. Allora, noi, noi, stiamo, noi utilizziamo Argo eh, internamente. Eh, stiamo seguendo la cosa, però non credo che questo abbia impatti, secondo me, su quelle che sono le procedure. Però, no, non so darti una risposta in questo momento. L'idea è andare verso un unico prodotto, poi, no, lo lo sa, come moltissimi progetti eh. open source, sì, esattamente. Eh. Bisogna capire la community cosa voglia di fare, quanti utenti poi useranno Sì, poi è, prodotti, è chiaro che sì. poi ci sono anche delle interazioni, cioè nel senso, Wayworks, Wave, eh, eh, usa utilizzare Flux per il, loro, cioè per, per il loro prodotto che è Web Quindi è chiaro che se quello che poi nascerà da questo prodotto è compatibile o comunque. Io, io mi immagino che comunque l'idea sia quella: cioè unire eh, le migliori caratteristiche di entrambi e andare verso un unico prodotto. Desiderata sarebbe quello. Certo, bisogna capire, appunto, queste, soprattutto nel mondo DevOps, se, io, se aprissi in questo momento la Cloud Native Landscape... Sì, Quelli, quella forza. è solo la punta dell'iceberg di quello che sta è succedendo fatti. dietro le quinte, perché lì ci arriva da chi ha passato tutta una serie di step che hanno a che fare con l'incubazione, esatto. la creazione di una community attorno a un progetto open source. Quindi eh, io mi sento, non so se sei d'accordo di suggerire, di dare sempre un occhio indipendentemente dai prodotti, i progetti che andiamo a scegliere non Solo alla qualità dello strumento stesso, ma anche alla community che ci sta dietro. Se, che, sì, che sicuramente. Mantiene, da, quanto attivo, chiaramente. Non Quello è solo lo... il tool, ma anche quanto questo tool mh, si evolverà e la sua community alle spalle. Sicuramente, sicuramente. Diciamo che sia entrambi i miei prodotti sono comunque ben, uh, ben supportati. Eh, community. Probabilmente a un certo punto avranno detto, eh, visto che andavano tutti nella stessa direzione, vediamo di unificare le forze. Senti, siamo quasi alla fine dello slot, quindi ti chiedo: eh, tra tutti questi input che abbiamo ricevuto guardando il tuo talk, eh, da dove parto? Quindi, cosa suggerisci? Eh, vado a vedermi Argo CD, Google, e da lì, eh, dalle tue risorse, ho visto ci sono vari libri, scegline una. E... Beh, forse per quanto riguarda GitOps, forse c'è un sito web che eh, allora, se andiamo a vedere i siti quello che è descritto da Wiv Wave, Waveworks, che sono gli ideatori. Quindi Gitops.tech te... esattamente, GitOps. quello potrebbe essere un buon essere punto d'ingresso. Perché i prodotti, blog di Wivworks sono comunque orientati al loro business. Quindi, probabilmente okay, quindi... quell'altro è il posto più, diciamo, più, più mh, mh, come si dice, più neutro da cui partire. Più, sì, sì, okay, più neutro rispetto a appunto ai tool e alle tecnologie. Si, si parla di metodo insomma, si parla di metodo, metodo Gita, Gito, Sì, Gito, tra l'altro, GitOps.tech stanno pubblicando un libro. Quindi, okay. eh, ho visto qui che c'è proprio la copertina. quindi Invito tutti a GitOps.tech. Eh, io do la linea di nuovo alla regia, e grazie Andrea. Direi. Grazie a voi.